Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Non ho acceso le candele. Rifacciamo tutto. Ok, penso che adesso vada molto meglio con le candeline accese. Ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Liuva e oggi finalmente torno con i miei video statici. Mi era veramente tanto mancato. Allora, sono molto emozionata perché non facevo da tantissimo gli story time, dato che non ne faccio da un po' di tempo e sapete che io non so se è una cosa positiva o negativa, ma ho tante storie particolari riguardanti primi appuntamenti e cose di questo tipo. Quindi ogni tanto mi va di raccontarvi qualcosina. Allora, oggi voglio raccontarvi due storie, nulla di troppo assurdo, nulla di troppo sconcertante. Forse una delle due ve l'ho anche già raccontata un paio di anni fa, non mi ricordo. Comunque, se ve l'ho già raccontata, magari scrivetemelo nei commenti. Allora, partiamo magari con quella più, non so con quale partire, con quella più soft, dai. Allora, praticamente mi ero sentita con questo ragazzo e ci sentivamo da un po' di tempo, ma non ci eravamo mai visti fisicamente. Non so per quale motivo, entrambi eravamo di Milano, quindi non era un problema vederci o fare chissà che. Entrambi studiavamo all'università, quindi avevamo comunque i nostri ritmi universitari, quindi la mattina università, il pomeriggio si studiava e la sera magari si usciva con gli amici, e quindi decidiamo un pomeriggio di vederci. Io mi ricordo che l'appuntamento ce l'eravamo dato in Colonna di San Lorenzo, perché poi io volevo andare a mangiare il sushi, ma invece poi siamo andati a mangiare all'Old Well West. Vabbè, io le cose che mi ricordo maggiormente delle relazioni, dei primi appuntamenti, queste cose qua, sono sempre le cose riguardanti il cibo. Vabbè, allora, praticamente ci diamo appuntamento e appunto andiamo a cena. È stata una cena molto simpatica. Io mi ero tanto divertita, sembrava un bravissimo ragazzo. Inoltre lui studiava economia e il suo corso di studi mi interessava tanto, quindi praticamente l'ho fatto parlare soltanto dei suoi studi, delle sue cose. E diciamo che la serata è passata principalmente parlando di lui e non tanto di me, e questa è una cosa abbastanza importante per il racconto. Quindi la serata procede bene, io sto molto bene, torniamo a casa, non ci diamo il fatidico bacio del primo appuntamento. Infatti questa cosa mi aveva fatto un po' rimanere male. Io torno a casa, lui torna a casa, tutto bene. Successivamente, non so per quale motivo, ma non ci vediamo per un po' di giorni, penso un 5-6 giorni, anche perché io ero completamente in full immersion con i miei esami. Sapete che gli esami della Marangoni non ti lasciano tanto tempo per respirare, quindi ero completamente focus negli esami. Finito uno di questi esami, decido di rivedermi con questo ragazzo e ci diamo nuovamente appuntamento a Colonne di San Lorenzo. Questa volta non dovevamo cenare, pranzare, niente di che, abbiamo semplicemente fatto una passeggiata. Io al tempo avevo un cane, una cagnolina, che non era Mickey, ma era la mia cagnolina Serena, che purtroppo adesso non c'è più. Se mi seguite da un po' di tempo probabilmente vi ricorderete di appunto questa mia cagnolina, e mi ricordo che me la volevo portare a fare la passeggiata, perché volevamo andare da Colonne di San Lorenzo fino in Duomo, farci la passeggiata, poi magari girare, andare verso il castello, farci una bella passeggiata. Per un motivo o per un altro non me la sono portata, e quindi ho passeggiato. A un certo punto arriviamo vicino a casa mia. Io in quel periodo abitavo in via San Paolo, che è proprio dietro il Duomo, e dato che si era fatto tardino, erano più o meno le 6:30, 7, l'ho invitato a cena a casa mia. E dato che si erano fatte più o meno le 6:30, 7, lo so, io mangio molto presto, l'avevo invitato a cena a casa mia, e quindi comunque ero molto contenta. La situazione era quella situazione lì, io ero felicissima, emozionatissima, quindi appunto ci dirigiamo verso casa mia e tutto quanto, e saliamo su, e a un certo punto io, quando eravamo nell'ascensore, gli dico: non vedo l'ora di farti conoscere Serena. E lui mi fa: chi è la tua coinquilina? E faccio: no, abito da sola in un buco locale, è la mia cagnolina. Ragazzi, appena ho detto è la mia cagnolina, è sbiancato, vi giuro, sbiancato in maniera assurda, e io non ci avevo fatto caso perché ero tutta bella emozionata, agitata. Quindi esco io dall'ascensore e noto che lui cammina con lentezza, con tanta lentezza. Dicevo: boh, magari è timido, non lo so. Apro casa mia, Serena ovviamente mi salta addosso, mi fa le feste, anche perché Serena aveva un carattere completamente differente dal carattere di Mickey. Mickey, anche lui, è un cane molto gioioso, molto giocherellone, che ti vuole bene, tutto quanto, però non sopporta gli estranei, mentre Serena al contrario amava gli estranei, amava tutti quanti e saltava addosso a tutti quanti. Quindi quando ho visto che c'era qualcuno vicino a me, è saltata addosso anche a questa persona,
e ho iniziato a vedere che lui era visibilmente spaventato. E io lì, ragazzi, mi sono sentita mortificata, perché non era mai uscito l'argomento che avevo un cagnolino. E di solito quando io esco con una persona, che sia un ragazzo, una ragazza, amici, fidanzati, quello che è, uno dei primi argomenti che io tiro fuori è il fatto che sono una mamma, la mamma di un cagnolino. E in quel momento io non l'avevo fatto, quindi lui non sapeva che io avevo un cane. E ragazzi, lui era terrorizzato dai cani. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... È stato orribile, perché ecco, adesso c'è Miki che gratta per entrare, parlando di cani. E quindi è stato veramente bruttissimo, perché io ho visto visibilmente che lui era spaventatissimo. Quindi io ho preso Serena, non sapevo dove metterla, perché casa mia era veramente un buchetto. Cioè, avevo il bagno, la stanza con la cucina e tutto quanto, e il terrazzo. Quindi o la chiudevo in terrazzo, e non esisteva, o la chiudevo in bagno. Solo che se l'avessi chiusa in bagno, poverina si sarebbe messa a piangere, a me si sarebbe spezzato il cuore e non ce l'avrei fatta. Quindi quello che ho proposto era: non andiamo più a cena a casa mia, usciamo a cena fuori. Quindi lui ovviamente si è un attimino ravvivato e siamo usciti a cena fuori. Appunto, mi ha spiegato che lui aveva questa fobia assurda dei cani, anche se Serena era un pincher chihuahua, cioè un pincher mischiato con un chihuahua, quindi era piccolina come razza. E a me questa cosa mi ha veramente tanto scioccata, perché non avevo mai incontrato, cioè non ho mai incontrato in vita mia, a parte lui e qualche altra persona, persone che fossero spaventate dai cani, ma tanto spaventate. O perlomeno, se a me mi si avvicina un cane di 50-60 kg, un po' mi spavento, però mi si avvicina un cagnolino di 3-4 kg, non ho paura. E quindi questa cosa mi ha lasciato un po' così, e purtroppo la frequentazione è finita, perché appunto lui aveva questa fobia dei cani, io vivevo con un cane, e quindi abbiamo smesso di sentirci, perché appunto lui aveva questa tremenda fobia dei cani che non riusciva a far passare. Io ho provato a dirgli: ma no, ma guarda, ma non la porto, magari stiamo solo a casa tua, o magari la dono a una mia amica se vieni a casa mia. Cioè, cercavo di avere delle soluzioni per prevederci, per stare insieme, ma questa cosa dal suo punto di vista era una cosa troppo grande, uno scoglio troppo grande, e quindi non siamo purtroppo riusciti a vederci, a sentirci, e la relazione è finita lì. Cioè, la frequentazione purtroppo è finita lì. Vabbè, molto triste. Ok, passiamo alla seconda storia. Questa probabilmente sarà meno amara, ma forse più divertente. Anche qui è nato tutto nello stesso modo. Penso che tutte le relazioni nascano più o meno nello stesso modo, quindi ci si vede, ci si frequenta, ci si piace, ci si conosce, eccetera eccetera. Rispetto al ragazzo di prima passano un po' di anni, perché infatti anche lui era più grande e lui lavorava, e anche io in quel periodo stavo lavorando, e quindi diciamo che i ritmi erano un po' diversi, perché anche qui la mattina fino dalle 9:30 più o meno fino alle 6 lavoravo, e la sera uscivo. Quindi praticamente ci vedevamo con lui quasi ed esclusivamente solo la sera. Le serate in realtà erano passate in maniera molto tranquilla. Il sabato e la domenica non riuscivo a vedermi con lui, perché lui invece andava a Brescia dai suoi genitori, quindi era un po' complicato. Ci vedevamo appunto soltanto durante la settimana. Arriva un weekend in cui lui non deve andare a Brescia, quindi non deve andare a casa dei suoi genitori, e decide di farmi dormire a casa sua. Io ero emozionatissima, ero già stata a casa sua un paio di volte, perché mi aveva già invitato a cena e tutto quanto, ma di solito ero sempre tornata a casa mia, perché lui rispetto a me aveva orari leggermente più prestini, più presto si svegliava prima rispetto a me. Io invece mi svegliavo un po' più tardi, perché in ufficio dovevo entrare per le 9:30, 10 più o meno, e quindi dormivo di più. Quella volta, dato che era weekend, dato che lui non doveva andare a Brescia, mi ha detto: guarda, fermati a casa mia, anche perché casa sua era più grande, quindi era più fattibile la situazione, perché casa mia era più piccolina, più grande rispetto a quella di Duomo, ma comunque più piccola rispetto a quella a casa sua. Quindi vado a casa sua, mi porto tutte le mie cose, pigiama, beauty, un po' di trucchi, tutto quanto. Arrivo a casa sua, mangiamo la pizza, vediamo un film, succede quello che succede, e arriva il momento in cui mi devo fare la doccia e mi devo struccare. A un certo punto, ragazzi, io mi rendo conto che non mi sono portata gli struccanti, e voi starete dicendo: vabbè, chi se ne frega. Un attimo, allora, praticamente io cerco nel mio beauty, magari se ho delle salviettine, qualsiasi cosa, e noto che non avevo salviettine, e chiedo a lui se avesse delle salviettine, e lui aveva le salviettine quelle multiuso, tipo quelle che si usano per pulire le mani, per pulire le superfici e tutto quanto. E io ero tipo:
con sta salviettina in mano e ha detto: ma me la passo o non me la passo in faccia? Vabbè, quindi mi strucco, mi levo tutto il trucco e a un certo punto, ragazzi, quando arrivo nella zona degli occhi, io scema, perché io sono proprio scema, ragazzi, a volte io sono veramente stupida, arrivo nella zona degli occhi e a un certo punto, quando stavo per struccarmi, noto che gli occhi mi bruciano da morire, ma veramente tantissimo, ragazzi, da morire. Non erano rossi e non si vedeva che c'era qualcosa di strano, ma io li sentivo che erano molto secchi e mi bruciavano tantissimo. Quindi gli ho chiesto immediatamente se lui avesse del collirio, della soluzione fisiologica, queste cose qua. Si dice soluzione fisiologica quella che ti metti negli occhi? Non lo so, comunque il collirio, e lui mi guardava un po' così come per dire: ma questa che problemi ha? E gli dico: no, guarda, mi bruciano gli occhi, per favore, ho bisogno di un collirio. Lui non so se non mi credeva o non so cosa, a un certo punto mi fa: no, guarda, non ho il collirio. E allora gli ho detto: guarda, devo tornare subito a casa, mi bruciano troppo gli occhi, devo mettermi del collirio, devo mettermi della camomilla, qualcosa. Non so per quale motivo lui ha pensato che quando io ho detto queste cose è perché non volevo stare con lui, non volevo dormire a casa sua, non volevo stare con lui la mattina, non volevo stare con lui, tutte queste cose qua. Quindi abbiamo iniziato a litigare pesantemente, perché lui appunto mi ha detto: no, ma tu stai facendo una scenata, perché non vuoi stare qua? Se non volevi stare qua me lo potevi dire, cose di questo tipo. Io a un certo punto, ragazzi, non ce la faccio più, perché praticamente mi lacrimavano gli occhi e lui non se ne rendeva conto, era questa la cosa assurda. Quindi quello che faccio, dato che io ovviamente non potevo prendere i mezzi, era anche abbastanza tardi, mi sono rivestita tutto quanto, mi sono presa le mie borse, le mie cose, ho chiamato un taxi e me ne sono tornata a casa. Poi lì, per fortuna, io a casa avevo del collirio, avevo tutte delle cose tipo alla camomilla, tutte quante biologiche, mi sono fatta questi impacchi agli occhi e la mattina era come se non fosse successo nulla. Ovviamente le salviettine mi avevano fatto purtroppo irritazione, quindi io il giorno dopo lo chiamo, gli scrivo messaggio, chiamata, gli dico cosa fosse successo, se lui era ancora arrabbiato per questa storia, e mi ricordo che non si era fatto sentire per i prossimi 2 o 3 giorni. Quando poi si è fatto risentire, ci siamo risentiti e riparlati, siamo usciti una nuova volta, però io ho notato che com'era veramente freddissimo, distaccatissimo, non lo so, era completamente un'altra persona. E quindi a me questa cosa mi ha fatto tanto tanto riflettere, perché io ho cercato ovviamente di dirgli: guarda che non stavo fingendo, non volevo scappare da casa sua. Lui purtroppo aveva avuto prima di me una brutta esperienza di questa ragazza che non aveva assolutamente voglia né tempo di una relazione, quindi non voleva mai stare a casa sua, e invece lui aveva questo desiderio di persone che dormissero con lui, che stessero con lui, di una relazione molto coccolosa e cose di questo tipo. Io so che a volte magari la mia vita può sembrare un po' strana, un po' sconclusionata, però penso che nella vita di tutti capitano delle cose un po' strane e un po' che non ti sai spiegare. Ogni tanto anche la mia migliore amica mi racconta di sue esperienze che la fanno tanto ridere, e mi ricordo che quando ero in quei momenti le cose mi sembravano assurde e irrisolvibili e tutto quanto. Poi, passando con gli anni e avendo incontrato le persone che ho incontrato, i ragazzi che ho incontrato, mi rendo conto che erano solo scemenze, cose veramente stupide, persone che purtroppo, anzi per fortuna, non si meritavano le mie attenzioni. L'unica cosa invece, per quanto riguarda il ragazzo con la fobia dei cani, tuttora mi dispiace, perché spero che attualmente l'abbia superata questa cosa, perché non poter continuare una relazione perché una persona ha un cane o ha un animale in generale è comunque brutto, cioè, perché poi in quel caso mi sentivo io in difetto, no? E nulla, quindi questi sono i miei story time, sono state storie un po' così, un po' buffe, un po' divertenti. Io spero di avervi intrattenuto, che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commento se avete avuto anche voi delle esperienze bizzarre. E nulla, io vi do un grande 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 bacio, vi do un abbraccione enorme enorme, e quindi nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!